quello che doveva fare la risata da pazzo, chiaramente. Sì. Cioè, perfetto. Che poi è rimasto sfregiato, tra l'altro. Poi è rimasto. Beh. Non devo raccontare. Eh no, che facciamo? Raccontiamo le cose. E per la prima volta sullo schermo Amy Bergamo. Per la prima volta sullo schermo Amy Bergamo, sullo schermo cinematografico. Devo dire, vogliamo anche ringraziare gli altri collaboratori, già che ci siamo. Certo. Visto che c'è nel tempo, perché normalmente quando le cose funzionano, il merito se lo prendono il regista e gli attori. E invece dimenticando che questo è un lavoro di equipe e quello che conta è lo spirito di gruppo. Quindi un buon risultato lo si deve sempre all'apporto di tutti, indistintamente, dal regista all'ultimo dei macchinisti o degli elettricisti. Certo, o... allora vogliamo fare questo elenco? No, un elenco del telefono no, però perlomeno i nomi dei, insomma, principali sì. Vorrei ringraziare per i costumi e le scene Stefano Giovani, il direttore della fotografia Davide Mancori, il montaggio di Franco Fraticelli, che è giusto appunto montatore storico del cinema italiano ed è stato il montatore di quasi tutti i film di Dario Argento, soprattutto quelli belli, da Profondo Rosso. Perciò non a caso abbiamo scelto come colonna sonora le canzoni di Dario Argento. Ed è un montatore bravissimo, oltre che una persona squisita. Le musiche, che tra l'altro sono piaciute molto, devo dire, ieri sera durante la proiezione ho avuto molti complimenti, sono di Natale Massara, che è un grandissimo, anche lui, musicista del panorama italiano. E ha lavorato con tutti gli artisti più grandi e lavora tuttora con Milva, però ha lavorato in passato con Celentano, con Mia Martini e con tanti altri. E vorrei ringraziare in modo particolare l'editore delle musiche. Sì, della parte musicale, che è la Caffè Concerto Italia, e nella persona di Luigi Monti Arduini, che ha creduto molto in questo progetto e ci ha dato una grossa mano, e anche loro sono una società molto molto importante nel panorama di case editrici musicali italiane. Ho finito. Però volevo ricordare ancora la truccatrice, io. La truccatrice Marianna Zambenedetti. Perfetto. Abbiamo fatto diventare un mito. Ci faremo dare e metteremo fatture, ci faremo dare un gettone per la promozione, per la pubblicità che l'abbiamo fatto. Bene, andiamo da Amy. Amy, una cosa, qual è il tuo rapporto con le notizie di cronaca nera in generale? Perché a parte questa è una fiction, effettivamente, quella la vostra, è una finzione, però effettivamente è ispirata a un qualcosa di vero, naturalmente è stata un po' romanzata, effettivamente, un po', perché effettivamente non c'era. Perché noi comunque abbiamo dato un finale chiuso. Certo, un finale chiuso. Abbiamo identificato un colpevole. Nella realtà questo non c'è stato, quindi abbiamo lavorato un po' di fantasia. Allora, qual è il tuo rapporto con le notizie di cronaca nera? A parte quelle del passato, che magari conosci per storia tramandata in qualche modo, e quelle magari di oggi, perché tra l'altro è cambiato proprio il modo in cui vengono date in pasto proprio agli utenti televisivi, ecco, agli utenti dei telegiornali. Forse non condivido molto, effettivamente, come del resto penso neanche Pierfrancesco, il modo come oggi si affrontano le notizie di cronaca nera, direi. Ma guarda, io devo essere sincera, per la mia giovane età ogni volta che vedo il telegiornale ho il mal di stomaco, proprio perché ne stanno succedendo di tutti i colori ogni giorno. Ogni giorno si sentono omicidi e cose veramente assurde, soprattutto di famiglia. Sicuramente non le vivo bene, come penso che nessuno le viva bene. È ovvio che comunque vuoi o non vuoi ne resti fuori perché non sei il protagonista di quella storia, la condividi in parte, ne soffri perché sai che potresti comunque essere te nella vita, quindi a livello umano il rapporto sicuramente non è bello. Riguardo invece di un film, è bello parlarne perché sicuramente, come dice Pierfrancesco, la cosa importante, la cosa che affascina soprattutto è questa ambiguità dell'uomo, nel senso questa parte oscura appunto che forse è in ognuno di noi, c'è chi la tira fuori, c'è una scelta nella vita, chi ascolta più la parte buona, la parte felice, c'è chi invece ascolta la parte più brutta di noi stessi e quindi a volte ne dobbiamo fare i conti, insomma, ecco, questa è come la vivo. Sì, comunque io penso che gli istinti di aggressività sono in ognuno di noi. Sì, ma noi siamo animali. Ognuno di noi è una parte oscura e poi sta a noi riuscire a reprimere nei tempi e nei modi opportuni appunto quella parte che è bene che resti dentro, perché altrimenti... Ma noi siamo cresciuti, Pierfrancesco, così, tramite un'etichetta sociale, tramite ciò che ci è stato insegnato, insomma. Se fossimo stati lasciati forse liberi, questa parte animalesca di noi, senza la ratio, appunto, che... insomma, in parte condividiamo tutti, se non ci fosse la ratio forse succederebbe ancora peggio. Sì, certo, certo. Però c'è da dire che negli ultimi tempi un po' tutta la società, in tutte le sue manifestazioni,
è diventata più cattiva, più spietata, è diventato difficile vivere, è diventato difficile, c'è molta intolleranza, molto cinismo, molto egoismo, e sta uscendo veramente il lato, senza arrivare, ecco, agli eccessi di omicidi eccetera, però anche nel vivere quotidiano è diventato difficile, sì, non c'è più tolleranza, non c'è rispetto, non c'è educazione, c'è molto menefreghismo, no, per tutti quelli che sono, forse c'è una dose i problemi di aggressività degli altri, sicuramente molto più esagerata, diciamo che al di là di tutto siamo diventati tutti un po' più cattivi. Poi certo, non tutti uccidiamo, però forse metaforicamente sì, ognuno di noi, se si facesse un esame di coscienza, si renderebbe conto che durante la giornata quante volte passiamo sopra metaforicamente a dei cadaveri. Perché pensi che sia successo questo? Perché c'è una grande insicurezza, fondamentalmente c'è insicurezza, ma io penso anche una cosa che siamo abituati ad avere ormai tutto. Esatto, da una parte siamo abituati ad avere tutto, le cose non ce le conquistiamo, ma le cose quasi dovute, ci spettano di diritto, e soprattutto le nuove generazioni che hanno tutto, forse troppo, non hanno il senso del sacrificio, non hanno il senso della conquista delle cose. E c'è un bombardamento continuo da parte dei mezzi di informazione che ci propongono dei modelli di vita che sono assolutamente fittizi, illusori, no? Quindi i giovani pensano che la vita sia uno spot pubblicitario. La realtà è molto diversa, poi quando si trovano a uscire fuori dalla famiglia, quindi dal guscio protettivo della famiglia, si trovano a contatto con una realtà che spesso li stritola. Perché non sono preparati ad affrontare le difficoltà della vita, perché la vita è fatta di difficoltà. Tu hai detto che prima noi siamo molto più cattivi adesso, diciamo. Sicuramente sì. E ci sono, a parte, anch'io mi sento, a parte adesso scavare in quello che sono le motivazioni, ecco, proprio sociali di questa anche, sorta di cattiveria. Però io penso una cosa: la crisi economica, anche l'insicurezza sul lavoro, tante cose influiscono. Precariato, diciamo, incertezza futura. Certo. Tanta precarietà, tanta incertezza per il futuro. E quindi diventiamo tutti più cinici perché abbiamo tutti più paura. In realtà abbiamo paura di noi stessi, no? Prima, e quindi ci proteggiamo in qualche modo aggredendo. Però io vorrei chiederti una cosa. Tu hai detto che nel corso degli anni adesso siamo diventati tutti più cattivi. Io perlomeno mi sento tale. Scherzo. Scherzi a parte adesso. Però non pensi che attualmente le notizie forse vengono un po' più spettacolarizzate rispetto al passato? Perché certo, non è che quando Jack Lametta sfregiava quattro ragazze al giorno, ragazze, donne, uomini, sì, anche, magari si era più buoni allora perché Jack Lametta... Vabbè, quello è un altro discorso. Il discorso... Però mi sembra che gli omicidi non è che siano la televisione diminuiti, ormai è gossip, aumentati. Sai che c'è, perfetto, la televisione deve fare ascolto, oggi più che mai, perché all'inizio negli anni 80 il panorama televisivo era diverso, oggi c'è una concorrenza spietatissima, guerra, tra i vari network, tra la Rai e le televisioni private, eccetera. E quindi c'è una corsa alla notizia scioccante, c'è una corsa alla spettacolarizzazione di tutto ciò che può in qualche modo far leva sugli istinti più bassi di una collettività setata di notizie. Perciò potrebbe essere un'esposizione, un problema di esposizione mediatica più che di effettivamente di note comportamentali, no, insomma, e caratteristiche personali. Io credo che le cose personali procedano di pari passo, invece, che la gente è più cattiva e quindi di conseguenza la televisione, che ne asseconda i gusti, mette ancora di più il carico da 11 su dei fatti brutti, negativi, perché comunque sa che la gente ha una curiosità morbosa per certe cose, diciamo, è tutto collegato. In effetti la televisione propone ed enfatizza ciò che pensa che la gente vuole. La gente oggi è più cattiva e gli dà delle cose cattive perché sa che a seconda del suo gusto. Comunque ritorneremo adesso tra pochissimo sull'argomento, tra l'altro a parlare anche di Jack Lametta, perché voglio capire questa cattiveria attuale in che modo era, insomma, vissuta all'epoca appunto in cui si sono svolti i fatti che poi tu rappresenti poi nel film, nel corto. Io lo chiamerei film perché effettivamente non è il classico corto dove si cerca di capire per sottintesi, effettivamente è molto esplicito, si capisce, non è il genere del corto, per motivi di tempo effettivamente diventa un po' quasi da interpretare. No, invece, il nostro invece dura 17 minuti, quasi 18, quindi è, sì, già io lo chiamerei più, storia. Io lo chiamerei più un mini film, più un film breve forse che sì, un cortometraggio. E comunque poi ne parleremo, entreremo ancora più nel vivo del proprio Jack Lametta, e perciò mi raccomando, senza, salutiamo intanto la truccatrice ancora.